Al telefono abbiamo Annalisa, buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Annalisa, sei mamma? Sei mamma? Io sono mamma. Sei mamma? Di una adolescema di 17 anni. Sì. Una adolescema? Madonna, che bel termine! Sì, sì, diventa il mio preferito, gli adolescemi. Okay. Come stai, Anna? Ti ha fatto piangere questa canzone dedicata alla mamma? Tantissimo, sto qui che mi asciugo le lacrime, meno male che un cane che mi aiuta, qua un cagnolino che mi consola. Ah, tu sei una di quelle che vuol più bene ai cani che agli esseri umani, che dice che sono più intelligenti. No, io non voglio bene neanche ai cani. Neanche ai cani, una neanche donna, una donna senza cuore, totalmente. Allora, senti, sì, dicevi, dopo i 50 anni, no, dopo una certa età, tu dopo hai 50 anni, esatto. dopo una certa età, esatto, cosa è vietato fare? È vietato fare i balletti, postare i balletti su TikTok. Sì, non ci questo può sì fare. I balletti no, fare, i balletti no, i balletti no, i balletti no, va bene il profilo, sbirciare, sì, guardare, ogni tanto guarda, sì, esatto, sì. Ma postare i balletti su TikTok no, non si può fare. Sai che secondo me, cioè, a me personalmente i balletti su TikTok, che poi sono un po' il fulcro, di oddio, adesso sempre no, meno, dai, sempre meno, però sono stati il propellente all'inizio, sì, sì, era proprio il propellente. A me anche i ragazzetti che li fanno non convincono, sai? Cioè, no, mi sembra proprio un po' scemotto il gesto, però capisco che siano momenti diversi. Cioè, noi lo avremmo fatto con le telecamere, con le videocamere, sì, ai nostri, sì, tempi. Sicuramente, così, sicuramente. Ecco, poi c'è sempre però uno scalino tra farli e pubblicarli. Sì, cioè, serve uno step ancora dopo, no? Cioè, farli. Li fai con gli amici, ti diverti, li rivedi anche, sì, a distanza di anni, ti fai un sacco di risate, ma postarli, esibirli, sì, dico, sì, no. Però dico tu, no, tu dicevi giustamente prima, sono adolescemi, ma non perché loro sono scemi, perché tutti gli adolescenti sono, cioè anche noi siamo stati adolescemi alla nostra, sì, cioè certo, quando eravamo giovani. Certo. Io sto pensando tutti i video scemi che facevo con Deri, perché non ne avevo l'opportunità? Se ce l'avessi avuta, li avrei caricati? Sì. Probabilmente, sì, li avrei, sì, messi su YouTube, sì, boh, forse sì. Beh, io ed Eri avevamo un archivio, abbiamo un archivio storico enorme, adesso vallo a trovare, ma perché non avevamo la possibilità di condividerli, che in certi casi è una grande fortuna dei nostri tempi. Beh, il è stata una salvata. È stata una salvata, sì, sì, sì. È una salvata, dai, cioè proprio per la dignità. Sì, 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 ma anche che ci venisse proibito intervenire nelle discussioni così tanto, secondo me in tanti casi era un po' una fortuna, che noi magari ai tempi diciamo, ah, io voglio dire la mia, voglio dire la mia, ma non poterlo fare a volte è meglio. Esatto, è vero. A quell'età lì, a quell'età lì, a quell'età lì. Senti, sì, tu ce l'hai TikTok, Anna? No. No, dai. Neanche, no, per, no, controllare, no, neanche per controllare cosa fa tua figlia, tuo figlio? Allora, ascolta, ho un profilo Instagram, proprio l'ho aperto per controllare mia figlia, sì, anni fa, quando aveva 14 anni, 13 anni, quindi insomma, adesso ne ha 17. E poi alla fine mi sono pure appassionata, pubblico qualche foto, però no i balletti, no video, no i balletti, sì, il profilo artistico, no, no, no. Quando mi vedi qualcosa esatto, mi sono fermata a Instagram, basta, sì. Il TikTok no, lo rifiuto. Mia figlia ogni tanto mi costringe a guardare questi balletti, lei ride tanto, sì, tanto, si divertono, sì, 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 diverte, sì, ci sono cose diverte, divertenti su TikTok, prende in giro, sì. Beh, sì, io sì, inorridita sto lì che ogni tanto sbircio qualcosa per capire come sta andando il mondo dei social, ma assolutamente. Comunque, Anna, ci hai appena dato la conferma. Adesso noi abbiamo un po' l'esponente giovane qui, c'è Mary J. Così correggici, sì, se sbagliamo. Ci ha appena dato la conferma che dopo Facebook, dopo Twitter, la vecchiaia si sta mangiando anche Instagram. Sì, sì, sì. È vero, cioè, è vero, inizia a diventare terra, sì, terra per vecchi. Giusto. È vero, sì, adesso sì, è TikTok che sto. Sì. Io mi fermo là, però basta. No, certo. Anna, ti mandiamo un bacione. Anche a voi, grazie. Ciao.